bene la campagna elettorale. Vi ringrazio per questo incontro. Noi siamo partiti in questa campagna elettorale da una valutazione molto chiara: altri 5 anni come quelli che abbiamo alle spalle e la Regione Campania va a mare completamente. In 5 anni non abbiamo fatto niente. Abbiamo avuto 5 anni di totale immobilismo. In questo momento noi dobbiamo ripartire da zero, anzi da sotto zero. Per capirci, tutti gli strumenti di programmazione della Regione Campania sono stati bocciati. La Campania non ha il POR 2014-2020 che è stato bocciato. Non abbiamo il piano ospedaliero che è stato bocciato, non abbiamo il piano di sviluppo rurale che è stato bocciato. Il piano attuativo per i trasporti è stato riapprovato nel 2014 dopo 4 anni di tempo perso. Ci stiamo già mangiando il futuro dei fondi europei del ciclo 2014-2020, è una cosa incredibile, siamo a zero. Ora voi siete uno dei settori più interessati alla dinamizzazione economica, ovviamente il terziario, il commercio vive se vive l'economia in generale, non vivete da soli. Vivete se c'è una dinamizzazione di tutto il tessuto, se c'è movimento economico, se c'è turismo, se c'è edilizia, se c'è movimento di persone, di cose, cioè l'esatto contrario di quello che si sta facendo nella Regione Campania. La situazione dei fondi europei è quella più preoccupante. Noi perdiamo quest'anno 3 miliardi di euro, 3 miliardi di euro del ciclo 2007-2008, al di là delle palle che sta raccontando il presidente uscente, già quasi uscito, della Regione Campania, che noi accompagneremo allegramente verso il trasloco, ovviamente. Perché abbiamo avuto 5 anni di nulla e di inesistenza, poi l'ultimo mese tutto quello che volete, fondi europei a tutti quanti, contributi a tutti quanti, l'agricoltura, i giovani, tutto quello che volete, IRAP, togliamo tutto, una cosa vergognosa. Vi dico i fatti nei quali noi abbiamo perduto i 3 miliardi di euro. Sui grandi progetti la Regione Campania aveva impegnato 2 miliardi e 700 milioni di euro. Beh, la metà dei grandi progetti non è neanche partita, siamo a zero. Grande progetto Reggilagni a zero. Grande progetto Bagnoli a zero. Grande progetto Mostra d'Oltremare a zero. Grande progetto Porto di Napoli a zero, persi 150 milioni di euro. Grande progetto Napoli Est a zero, grande progetto Fiume Sarno a zero, grande progetto protezione costa Cilento a zero, grande progetto corpi idrici superficiali delle zone interne a zero. Somma finale 1 miliardo 300 milioni di euro che non spenderemo entro il 2015. È il primo miliardo e tre che slitta verso il 2014-2020. Però sono contenti, come se avessero avuto un grande risultato. Non vi preoccupate che tanto li finanziamo con i fondi del prossimo ciclo. Intanto abbiamo perso 1 miliardo e 3. Questo 1 miliardo e 3 mica ce lo regalano, mica ce lo conservano e lo riversano sul prossimo ciclo. No, è perduto. Decreto sull'accelerazione della spesa, non riuscendo a spendere, hanno approvato un decreto, credo un anno e mezzo fa, per fare un'operazione assolutamente scorretta, confusa, irresponsabile. Approvano 540 progetti per i comuni, ovviamente anche qui credo fosse 1,5 miliardi di euro appostati su questa ipotesi di lavoro, accelerazione della spesa. I comuni devono rendicontare entro il 2015. Quando vanno a firmare a Napoli la convenzione con la Regione, all'articolo 7 della convenzione è scritto che i comuni che non rispettano i tempi e le procedure dell'Unione Europea avranno la revoca del finanziamento e dovranno coprire con i fondi di bilancio l'opera appaltata. Cioè noi corriamo il rischio di mandare in dissesto decine di comuni se vanno avanti e poi non hanno la possibilità di rendicontare. Su questo capitolo di spesa io credo che non più del 10-15% dei progetti finanziati potrà essere rendicontata entro il 2015. Abbiamo perso un altro 1 miliardo e più di euro. Se fate la somma complessiva voi arriverete a 3 miliardi di euro che noi rinunciamo a spendere entro il 2015. È un delitto. A settembre hanno fatto una gara, l'hanno fatta fare al provveditorato delle opere pubbliche, ma il bando l'aveva preparato
il responsabile ambiente della Regione Campania, Palmieri, fanno un bando per la ristrutturazione e la gestione di 5 depuratori: Napoli Nord, Acerra, Reggilagni, Cuma, Marcianise. Fanno la gara a settembre, dopo 4 mesi Cantone annulla la gara perché il bando è illegittimo. Complessivamente 400 milioni di euro perduti. I cantieri sono chiusi, le imprese hanno buttato decine di migliaia di euro per fare i progetti esecutivi, il mare rimarrà quello che è. Vi ho fatto solo questo esempio dei fondi europei per dirvi a che livello di inefficienza e di irresponsabilità siamo arrivati. Però su una cosa hanno deciso presto: 400 consulenti nominati da Caldoro. Ricordate le polemiche con i vecchi consulenti della precedente giunta regionale? Polemica giusta. Questa giunta ha fatto esattamente la stessa cosa: 400 consulenti, costo 15 milioni di euro l'anno. Mi sono già impegnato, se Dio vorrà e se mi votate, che il primo atto che io faccio con la nuova giunta è un telegramma per mandare a casa tutti e 400 i consulenti. E utilizziamo i soldi che erano previsti per pagare i 400 consulenti per ricostituire il fondo per i disabili e per gli anziani, che è stato cancellato dal programma. Allora, cari amici, noi dobbiamo davvero svegliarci, qui bisogna dare una svolta. Se noi immaginiamo di avere altri 5 anni come quelli che abbiamo alle spalle, veramente qui dobbiamo chiudere i battenti. Per tutte le altre questioni di cui avete sentito parlare, stiamo ancora peggio. Sanità, avete sentito dire che abbiamo risanato. Sulla sanità abbiamo fatto solo questa operazione. La Regione Campania risparmia 500 milioni di euro l'anno perché se ne sono andati in pensione 6.300 dipendenti dal 2011. L'altro risparmio è dovuto ai tagli degli ospedali, ai tagli dei servizi alle persone. La Campania in questo momento è la regione che ha i ticket più alti d'Italia e le liste di attesa più lunghe d'Italia. 56 euro per un'analisi di laboratorio e 10 mesi in qualche caso per avere una mammografia. Siamo arrivati al punto che per i malati oncologici gravi al Pascale la lista di attesa è di 3 mesi, cioè gente che rischia di morire dopo una settimana. L'istituto Pascale è chiuso tranne che per un giorno alla settimana con la sala operatoria perché manca il personale. Le liste di attesa per i disabili arrivano a 1 anno e mezzo, cioè un padre di famiglia che ha un bambino disabile deve aspettare 1 anno e mezzo per sapere dove poterlo portare perché sia curato. 1 anno e mezzo. Per i bambini autistici, lista d'attesa a tempo indeterminato, non si sa se e quando. Tetti di spesa, ogni anno arriviamo a settembre e ci dicono che sono stati raggiunti i tetti di spesa, per cui si interrompe l'assistenza farmaceutica e di laboratorio, o paghi di tasca tua oppure se paga l'anno successivo. Ormai l'assistenza specialistica è diventata stagionale nella Regione Campania, arriva fino a settembre. I 3 mesi finali dell'anno siamo scoperti.